want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. L'arte in pubblico è qualcosa che fa discutere, è qualcosa che quindi fa crescere con la discussione. I temi sociali sono quelli, insomma, che interessano, e anche in questo caso abbiamo voluto insomma, puntare sul tema dei diritti umani, sulla tutela dei diritti umani come base di fondo per poter discutere su quelli che sono i temi principali essenziali dell'umanità. Abbiamo voluto collocare le chiavi simbolo dei diritti umani in tre punti fondamentali del nostro paese. Al centro di Piazza San Lorenzo, dove si è il cuore del paese. L'altra chiave l'abbiamo collocata nella scuola, il simbolo delle nuove generazioni. E poi l'altra è stata collocata all'interno del palazzo comunale, dove si svolge la vita civile e amministrativa delle nostre comunità. And no sunshine where she's gone. It's no one where she's away. And no sunshine where she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's going to stay. Sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Con All Right, Arte e Diritti Umani, avviamo con l'opera di Alfred Milot Mirashi questo progetto in cui leghiamo l'esperienza dell'arte contemporanea e le problematiche legate ai diritti fondamentali dell'uomo. Alfred Mirashi ci porta una chiave torta, un passepartout, una sua cifra stilistica che in qualche modo chiede di aprire e non di chiudere, di includere, di accogliere. Lizzanello, la città dell'accoglienza. Questa scultura sta proprio bene qua dentro, perché è omaggio a questi cittadini che prima di tutto hanno ospitato i miei connazionali. Sai, il primo impatto quando sono sbarcato in Italia, senza pregiudizi, aiutando il prossimo senza capire chi è l'altro, che gli hanno dato una grande opportunità. Anche l'idea della chiave storta che non si può utilizzare è proprio questa, che la società non bisogna avere luoghi chiusi ma fruibili per tutti, la possibilità di essere per tutti, che è anche il futuro del mondo.